Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Bricknauts. Oggi vi parlo dei nuovi 3 set dedicati alla serie Monkey Kid e apparsi sul Lego Shop Online qualche giorno fa. 42. Questi 3 nuovi set li avevamo visti e anticipati tramite un ragazzo tedesco che li aveva scovati in un Lego store tedesco a Düsseldorf e aveva ovviamente condiviso le foto con tutti noi. Evidentemente la messa in vendita sul Lego Shop tedesco era semplicemente un preludio alla presentazione poi semi-ufficiale, diciamo così, sul Lego Shop Online. Infatti per questi set non c'è stata una vera e propria presentazione, ma semplicemente sono stati caricati da Lego sul Lego Shop Online. E usciranno tutti quanti in vendita il 1° di luglio. E proseguono nella linea dedicata all'Oriente, appunto, di Monkey Kid, questa storia dedicata un po' a Viaggi in Occidente, al libro Viaggi in Occidente, in cui c'è questo ragazzo che tramite un bastone magico che si può addirittura allungare ottiene poteri particolari. Se questa storia non vi suona nuova, è così perché è esattamente la stessa storia che abbiamo visto ad esempio nel cartone e nel manga di Dragon Ball. Il primo set è l'825 Sandy's Power Loader Mech e ci mostra uno spettacolare, seppur piccolo, Mech, quindi un robot molto molto ben fatto, con dei colori veramente interessanti e contiene all'interno 3 minifigure. Il set è un 8+, è composto da 520 pezzi ed avrà un costo di 44,99€. Oltre alle 3 minifigure è presente anche il gatto con la cresta centrale arancione. Abbiamo poi l'826 Piggy's Noodle Tank, in cui vediamo invece un carro armato rosa, come appunto il maialino, con una griglia davanti, con un rostro davanti per tirare su i nemici e con uno spara noodle sopra al tettuccio. Questo set è sempre un 8+, è composto da 662 pezzi ed avrà un costo di 49,99€ e al suo interno saranno presenti 4 minifigure, tra cui un uomo panda. Infine, quello più interessante e più succulento è l'828, il Demone d'Ossa, composto fondamentalmente da pezzi glow in the dark bianchi, quindi quelli che messi sotto a una luce o a un led trattengono poi questa luce e la mettono fuori al buio diventando appunto luminoso. Il set in questo caso è un 9+, composto da 1375 pezzi ed avrà un costo di 99,99€. E la cosa molto molto interessante di questo set è che verrà realizzato in vari blocchi iniziali che, composti poi fra di loro, creeranno questo Demone d'Ossa, che oltre a essere una versione in formato demone classico, si potrà anche trasformare in una sorta di scorpione sempre d'ossa. In questo caso le minifigure al suo interno saranno 5. Quindi, per ricapitolare, dal 1° di luglio saranno disponibili i nuovi 3 set Lego Monkey Kid 825, 826 e 828. 825 è il Sandy's Power Loader Mech, quindi il Mech, il robottone. L'826 è il Piggy's Noodle Tank, il carro armato, e l'828 è il Demone d'Ossa, rispettivamente con i prezzi di 45, 50 e 100 euro. Se ti è piaciuta questa news, mi raccomando, un bel mi piace qua sotto, attiva la campanellina per non perderti le notifiche sulle prossime news Lego. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima!